Chi mai può avere paura del vecchio Albert? Mi dicevo, ripensando al tema di questo incontro, questo scienziato, forse il più grande scienziato del nostro secolo, la cui immagine bonaria, semplice, è diventata così familiare a ciascuno di noi. Che motivo, che motivo mai potrebbe esserci per avere paura? Di un grande scienziato come Einstein. Sì, è vero, può avere raccomandato al presidente Roosevelt di costruire l'atomica, ma l'ha fatto per la giustificata paura del nazismo. Insomma, non riuscivo a trovare un motivo per cui si dovrebbe avere paura di un grande scienziato come questo. Però mi è capitato proprio per caso di imbattermi in qualcuno che invece del vecchio Albert ha proprio paura e mi ha eh, provocato questo incontro la rilettura di un libro di Clive Staples-Lewis, Le lettere di Berlich, dove in una di queste lettere Berlich, diavolo espertissimo, parla con il più giovane e meno esperto nipote, e gli dà alcune istruzioni circa il modo di tentare adeguatamente la persona che gli è affidata. E capita che a un certo punto Berlicche dica questo: Il tuo lavoro, parla al diavolo giovane, deve essere quello di fissare la sua attenzione sulla corrente delle immediate esperienze sensibili. Insegnali a chiamarla la realtà della vita senza permettere che si chieda che cosa intende dire quando dice realtà. E per spiegarsi meglio aggiunge, soprattutto guardati bene dal fare il tentativo di usare della scienza, voglio dire delle vere scienze, come di una difesa contro il cristianesimo. Quelle scienze altro non potrebbero fare che incoraggiarlo a pensare alle realtà che non può toccare né vedere. E aggiunge, anzi e conclude un po' sconsolato, sono avvenuti tristi casi tra i moderni studiosi di fisica. Ora io non so se questo tutto sommato quasi simpatico diavolo Berlichi avesse in mente il vecchio Albert, ma è vero che per lui principe della menzogna, cioè padre della non verità, non poteva che essere così, non poteva che avere paura di quanti, come dicono, si pongono la domanda di, chi, di cosa si debba intendere quando si dice realtà. Di tutti coloro che in pratica, con strumenti sempre più sbalorditivi, possiamo dire, per potenza e capacità, si addentrano nel mistero della realtà. Ecco, forse questo è il punto. Il mistero della realtà, l'inevitabile coscienza che si apre in chi si addentra e tanto più quanto più ci si addentra nei meccanismi più intimi del reale. Einstein stesso, nella sua pur dichiarata non religiosità, ha tuttavia mostrato che proprio per poter dispiegare in tutte le sue capacità e potenzialità di conoscenza la ragione umana è indispensabile non ridurre il reale a ciò che i nostri ragionamenti sanno spiegare. Chi non ammette l'insondabile mistero, ha detto Einstein, non può essere neanche uno scienziato. La stessa affermazione, insomma, che riecheggia anche nelle frasi di Goethe, e di Shakespeare che sono un po' il commento più suggestivo ma anche più vero al tema di questo meeting. Oggi ad aiutarci a misurarci in fondo con questo tema abbiamo graditissimi ospiti due grandi scienziati che operano in campi e discipline quanto mai d'avanguardia oggi. La genetica, cioè le regole fondamentali che governano la vita biologica, la fisica, le regole fondamentali che governano il cosmo, la vita cosmo. Uno dei più grandi dei padri della genetica moderna, il professor Jérôme Lejeune da Parigi, e il professor Remo Ruffini. Jérôme Lejeune, vi dicevo, è uno dei grandi della genetica moderna. La sua scoperta più nota e anche più rilevante è proprio stata quella delle basi genetiche della sindrome di Down, questa malattia ereditaria. Una persona che al suo impegno scientifico, così rilevante e così avanzato, ha sempre unito un grande impegno umano, una persona nella quale è stato chiarissimo che l'addentrarsi negli aspetti più nascosti di ciò che determina la nostra umanità era una strada per aprire al mistero dell'intera persona umana e quindi al profondo, più profondo e radicale rispetto di questa persona fin dal concepimento. Professor Lejeune, medico e professore di genetica a Parigi e anche membro autorevolissimo della Pontificia Accademia delle Scienze. Ed è al professor Lejeune che cedo per prima il microfono per questo nostro incontro, ringraziandolo di nuovo della sua presenza. Eminenza, cari amici, mi avete chiesto di parlarvi di coloro i quali avrebbero paura del vecchio Albert, ma come lei lo ha detto, nessuno ha paura del vecchio Albert. Ciò non di meno, che la mente umana sia capace, anche se in modo molto imperfetto, di ragionare sulle leggi dell'universo, costituisce per lo scienziato un oggetto di ammirazione. Anche Einstein se ne meravigliava, e non senza motivo. Torniamo un istante all'idea del dogma, che non si osa nemmeno più insegnare oggi nelle facoltà universitarie, ma che insegna ancora alla scuola dell'obbligo e cioè l'evoluzione ha fatto la cernita delle variazioni a caso e ha fabbricato l'intelligenza umana. La ragione è soltanto una figura retorica e a questa cieca lotteria noi abbiamo semplicemente vinto il primo premio. Ma se questo fosse vero, allora dovremmo capire perché e come questa composizione di incontri, questo cocktail, sarebbe poi capace di eliminare il fortuito per conservare soltanto quanto è deducibile ciò che è il proprio della ragione. Viceversa, se, come forse lo pensava Einstein, che non credeva che Dio potesse giocare ai dadi con il mondo, se, dicevo, lo Spirito stesso che guida il mondo e le sue leggi, ha preso cura di plasmare a sua immagine l'unico essere capace di ammirare il creato, allora non è meno ammissibile che il mondo ci sia almeno parzialmente intelligibile. Ma ciò rimane pur sempre una cosa meravigliosa. Questa sera vorrei insieme a voi fare un altro passo, andare oltre la domanda di Einstein e chiederci insieme l'uomo. L'uomo è il proprio destino. Ci sono intelligibili o no. Rispondere col sì o col no sarebbe un modo per mancare di pertinenza, ma riflettere, riflettere insieme qui sulla natura umana, alla luce di quanto oggi sappiamo, potrebbe costituire un metodo conforme alle leggi dello spirito perché è lo spirito che dà la vita. Non c'è materia vivente, la materia non può vivere, la materia non può riprodursi, non sappiamo nemmeno riprodurre la materia. Se non mi credete, e se credete invece che tutto ciò rimane nell'ambito del teorico, ebbene, provate un po' ad andare all'esposizione qui alla mostra. E vedrete gli artisti che stanno eh, scolpendo il marmo di Carrara. E chiedetevi un attimo: ma la statua? La statua sta nel blocco di marmo prima? In un certo senso sì, dato che basta togliere ciò che è di troppo c'è nel marmo, vero? Ma in realtà. Se guardate ciò che fa l'artista, sta riproducendo nel marmo ciò che è stato plasmato e poi riprodotto sul, nel gesso, col gesso. Cioè, non sta riproducendo la materia, ma sta riproducendo l'impronta che il genio dello scultore aveva impresso nella terra nel gesso ecco questa informazione è questo che chiamiamo noi in biologia la forma questa informazione è veramente quanto anima la materia non c'è materia vivente ma esiste invece una materia animata e L'oggetto proprio della genetica è appunto di cogliere dal vivo ciò che anima la materia grezza e di descrivere questa informazione che produce e controlla miriadi di molecole capaci, infine, di eh, incanalare questo formicolio dell'energia per conformarla prendendo il caso delle particelle in funzione però delle nostre necessità eh, proprie. Nella vita c'è un messaggio e se questo messaggio è umano, questa vita è una vita di uomo. La materia animata dalla natura umana si organizza costruisce allora un corpo nel quale uno spirito si incarna. I doni dello spirito, come lo sapete bene, sono sette. Sarebbe però interessante sapere se la loro elencazione ci consentirebbe di fare una cerrita nel coacervo di conoscenze, che ci consentirebbero poi di definire la vita. Il primo dono dello spirito è la saggezza. Sembrerebbe l'ultimo dono, quello che riassume tutto e gli altri. E gli antichi sono stati molto saggi a elencarlo per primo, perché è la saggezza che consente tutto. Allora, la saggezza, dicevamo, la saggezza con... sarebbe di precisare per che uso e a che uso sono destinati i mezzi di cui oggi disponiamo. Un esempio storico vi aiuterà a capire meglio quanto voglio dire. In Francia si è parlato moltissimo del bicentenario della rivoluzione e dei diritti dell'uomo. Forse ne avete avuto degli echi anche qui in Italia. Ora, dovete sapere che in Francia, 21 anni dopo la proclamazione solenne di questi diritti dell'uomo, un filosofo fece una proposta di legge per chiedere che sia finalmente proibito di asfissiare o comunque Far morire disagguandoli i malati di rabbia. Questa proposta di legge non fu nemmeno discussa. Fu rimandata allo studio di una commissione e poi tutto finì in un cassetto, non se ne parlò più. Dodici anni dopo nacque un bambino che i genitori chiamarono lui. Luigi. Il papà si chiamava Pasteur. La vita di Louis Pasteur fu proprio la dimostrazione che coloro i quali hanno liberato l'umanità della rabbia e della peste non erano coloro i quali che, che eh, asfissiavano i malati di rabbia tra due materassi o che eh, bruciavano gli appestati nelle proprie case. Ma bensì, coloro i quali hanno attaccato la malattia e rispettato il paziente. Perché, accanto ai mezzi di diagnosi e di trattamento, si può definire la medicina in modo alquanto semplice: e cioè, è l'odio per la malattia e l'amore per il paziente. Se si volesse eliminare il paziente per sradicare il male, sarebbe allora sì l'aborto della medicina, ma per difendere ogni paziente, per prendersi cura di ogni uomo senza chiedergli nome, razza, religione, ciò implica che ciascuno di noi Deve essere considerato quale un unico e quindi insostituibile. E per assicurarsi di ciò ci vorrebbe una intelligenza dell'essere che appunto la genetica di oggi ci fornisce. L'intelligenza, secondo dono dello spirito. L'intelligenza che cosa ci insegna? che è il numero delle possibili combinazioni tra i vari alleli, che sono le forme dei geni, di cui padre e madre ci trasmettono ciascuno metà, supera talmente il numero degli uomini viventi o che sono vissuti sulla Terra, che ognuno di noi è dotato e dispone di una composizione assolutamente originale che non si era mai prodotta prima e che mai si riprodurrà più. Ecco, questa certezza statistica oggi ce l'abbiamo da, da 50 anni, però oggi possiamo addirittura vederla con un metodo chiamato di Jeffries. Ora questa tecnica sarebbe troppo lunga da descrivere. Ma il principio è semplice ed è questo: si estrae l'ADN da un frammento di tessuto, lo si tratta con enzimi che lo tagliano in frammenti, in pezzettini, e poi vengono separati a seconda della taglia facendoli migrare attraverso un campo elettrico. Poi. Si aggiunge appunto la sonda di Jeffries e il risultato ha un aspetto molto familiare, assomiglia quasi esattamente ai cosiddetti codici A barre che sono stampati su tutti i prodotti che si vede oggi nei supermercati. Cioè questi queste bande, questi tratti paralleli di spessore variabile, più o meno spaziati gli uni dagli altri. E se fossimo in un supermercato basterebbe eh, passare un lettore, cosiddetto lettore ottico-elettronico, affinché la macchina immediatamente dica natura del prodotto e dica il prezzo di questo prodotto. Ora il codice a barre genetiche, che è tipico di ognuno di noi, che è assolutamente personale, anche questo è fatto di strisce di questo, di questo tipo e se si guarda con cura queste strisce si vede che la sequenza di queste strisce è assolutamente caratteristica di ogni essere umano lo si può riconoscere con una certezza casi, quasi assoluta. Anzi, tra queste strisce si vede che la metà erano presenti nella madre, mentre l'altra metà era presente nel padre. E guardando questa carta di identità genetica, si vede non soltanto che ogni essere umano è unico, ma che è nato da un padre e da una madre, che allora volto erano unici. Quindi vediamo sotto i nostri occhi l'originalità di ogni uomo, la sua filiazione biologica nel contempo. Tra qualche anno... Questi codici a barre potranno essere letti da macchine, come quelli del supermercato. L'unica differenza, la cosa che la macchina non potrà mai dare sarà il prezzo della vita umana. Per riassumere in una parola, ciò che saggezza e intelligenza ci dicono della nostra natura umana, si potrebbe dire semplicemente essa è né cosa né animale, il corpo umano non è disponibile, è indisponibile, nessuno può disporre del corpo umano, nessuno è autorizzato a sfruttarlo, sotto pena di reinstituire la schiavitù. Il terzo dono dello spirito è la prudenza. E la prudenza è d'obbligo. Non appena un'azione biologica viene applicata ad un essere umano, e direttamente ma anche indirettamente. Ricordiamoci che 400 anni prima della nascita del Signore, il saggio di Kos fece giurare ai propri discepoli: passerò trascorrerò la mia vita, eserciterò la mia arte nell'innocenza e la purezza. Non darò veleno qualsiasi la, sia la persona che me lo chieda. E questo per l'eutanasia. E non darò prodotti abortivi a una donna e questo per l'aborto. 400 anni prima dell'era cristiana, ripeto, la saggezza e l'intelligenza avevano già dettato prudenza all'uomo che ha inventato la medicina. E questo giuramento di Ippocrate, tutti i medici del mondo lo hanno rispettato. Sono stati poi seguiti da tutte le autorità morali, politiche del mondo civilizzato fino a tempi molto recenti. D'altra parte Vaticano II non faceva altro che riprendere un insegnamento assolutamente generico e una costante, quando ricordava che aborto e infanticida sono crimini abominevoli. Però nazioni che sono state una volta civilizzate, come la Francia, come l'Italia, hanno rinunciato con un voto alla protezione dei propri bambini. Va osservato che oggi si percepisce nel bambino che è ancora nel grembo materno condizioni che possono essere più o meno favorevoli e certi hanno proposto di eliminare il feto a qualsiasi stadio della gravidanza, ciò che purtroppo è autorizzato da certe leggi, tra le quali la legge francese. Dato che i mezzi di diagnosi del bambino che è ancora inutero si diventano ogni giorno più sofisticati questi mezzi, non solo possiamo vedere anomalie già evidenti, già in essere, malformazioni o problemi chimici, ma possiamo persino vedere delle predisposizioni, cioè delle, delle tendenze, tendenze a delle malattie. Che si manifesteranno molto tardi nella vita. Per esempio, si può nel feto già intravedere il gene della correa di Huntington, che è una malattia che apporterà la demenza verso i 40 anni, oppure i primi passi della malattia del morbo di Alzheimer, che porterà la demenza senile tra i 50 o i 60 anni. Allora, questa prudenza comanda di eliminare i malati, i soggetti riconosciuti portatori di queste malattie? La risposta chiara è no. Certo, certo, queste malattie costano care, in termini di sofferenza per i pazienti e le loro famiglie in termini di carico sociale per la comunità che a volte deve sostituire i genitori perché il fardello a volte diventa insopportabile ma questo importo questo costo in termini di denaro e di sacrificio è esattamente delimitato lo conosciamo bene è esattamente il prezzo che deve pagare una società si vuole rimanere pienamente umana. Non voglio evocare qui con voi le deportazioni dei selezionatori nazisti il cosiddetto Gnaden Tod per le Unlebenswerten Leben, e cioè la, la grazia della morte per coloro i quali non sono degni di eh, vivere. Citerò invece un esempio più vecchio. Gli spartani non avevano ancora certo inventato la diagnosi prenatale. Però, avevano così deciso di esporre eh, sul monte Taigete i neonati che appariva loro così incapaci nel futuro di diventare dei bravi soldati o eh, di eh, generare altri futuri soldati per il bene di Sparta. E questo è l'unico popolo della Grecia antica che sistematicamente abbia praticato questo spietato eugenismo. Di tutte le città della Grecia, Sparta è anche l'unica a non aver lasciato all'umanità né un scienziato né un artista e nemmeno una rovina. Perché? Perché questa eccezione tra, il, tra i greci, molto dotati all'epoca? Forse esponendo i loro neonati, che trovavano malnati o troppo fragili. Forse gli spartani, nel contempo, senza saperlo, hanno ucciso i loro musici, i loro poeti, i loro filosofi. Cioè... Forse con una specie di selezione alla rovescia si sono progressivamente rincretiniti? Un tale meccanismo è pensabile, anche se non con certezza. O forse, all'opposto, la loro saggezza e la loro intelligenza erano già talmente insufficienti, inferiori, che commisero l'imprudenza di uccidere i propri figli. Tra queste due ipotesi, che sono diventati stupidi, o che lo erano prima, in partenza, la genetica non può scegliere, sapete, tanto più che forse le due ipotesi saranno vere simultaneamente. Il quarto dono è la forza e questa forza è esattamente la resistenza al crollo dei tre doni precedenti. Un recente esempio ce lo farà capire meglio. Qualche anno fa manipolatori, specialmente inglesi, pretendevano studiare su embrioni umani di meno di 14 giorni la debilità mentale, l'emofilia, la miopatia o la mucoviscidosi. Ho avuto l'onore di testimoniare davanti al Parlamento britannico e ho fatto notare molto semplicemente che su un embrione di 14 giorni, ed era la data di proposta per questo materiale umano. Non si può studiare un malfunzionamento del cervello che non è sia ancora formato. Non si può studiare un'anomalia dei muscoli che non sono nemmeno differenziati. Non si può nemmeno studiare un'anomalia del sangue che non circola ancora. E ancora meno del pancreas che apparirà più tardi. Era un intervento, il mio, molto matter of the fact. Ma non fu molto ben accolto. Il settimanale scientifico Nature titolò Influenza francese in Gran Bretagna: è una cosa veramente shocking. E Nature fece addirittura una proposta di un abbonamento gratuito di un anno a qualsiasi persona che avesse spedito un protocollo di sperimentazione che dimostrasse la stupidità del mio ragionamento. Bene, sono tre anni, vedete, eh, che Nature ha pubblicato nessun protocollo e, per quanto ne sappia io, nessuno riceve gratis questo ottimo e interessante settimanale inglese. Vedete, non era proprio necessario mettere in pericolo esseri umani perché in questi ultimi tre anni invece si è isolato il, gele, il gene della miopatia, si è fatto l'analisi della molecola chimica che lo produce e che ha un'anomalia. Si è clonato questo gene. Per quanto riguarda l'emofilia, siamo riusciti a introdurre il gene in batteri, che adesso producono, grazie alla manipolazione genetica, il prodotto che serve proprio a curare, in modo che non si rischi di trasmettere l'AIDS ai pazienti. Per l'intelligenza, qualche passo avanti è stato fatto nella comprensione delle malattie. E queste conquiste della medicina sono state fatte senza mettere in pericolo. O mettere in gioco la, un, un, un solo embrione umano. Però, consistono, le proposte di legge aumentano. Perché vogliono questa carne fresca? Perché questo appetito di carne fresca? Per un motivo maggiore è che io oso appena dire talmente il suo realismo è inconfessabile. Un embrione di scimpanzé è molto caro. La vita umana non ha prezzo. Ha perso qualsiasi valore da quando nazioni un tempo civilizzate, un tempo civili, hanno rinunciato a Ranirato per un voto ciò che per duemila anni e più tutti i medici del mondo avevano giurato. Questa stessa forza dello spirito è venuta a mancare completamente al Chamber of the Lord, al Parlamento britannico inglese. E ciò che avete letto nella stampa italiana, che, il 23 aprile, che dal 23 aprile 1990 il Parlamento britannico ha rinunciato all'abeas corpus, per i giovanissimi inglesi di meno di 14 giorni, la vivisezione di questi giovani embrioni inglesi è autorizzata dalle leggi, nel, dal, dalla graziosa maestà britannica. L'ha detto la stampa da voi forse? È la prima volta nella storia dell'umanità che una legge scritta con lettere di sangue è la prima volta che si autorizza a manipolare giovani esseri umani di meno di 14 giorni. Non era mai successo nella storia dell'umanità. E i vostri mass media, come quelli francesi d'altra parte, non vi hanno nemmeno informati di quanto. Ebbene, io ve lo dirò perché non ve l'hanno detto. Perché ciò che vogliono è che voi, latini, non siate scioccati da questa cosa orribile. Ne sentiremo parlare fra due, fra tre anni, e poi diremo a questo punto: ma è legge in Inghilterra da due, tre anni ormai. E così le vostre reazioni saranno anestetizzate. E ora è venuta l'ora che tutti i paesi che sono ancora un po' civili dichiarino che l'embrione umano è indisponibile, che non è disponibile, che non si può sfruttarlo, che non è uno schiavo e che non è uno stock di pezzi di ricambio. La scienza, che è il quinto dono dello spirito, siamo già cinque, eh? rassicuratevi, stiamo andando avanti. Solo due, rimangono solo due. Per spiegarvi quanto la scienza ci insegna a questo proposito, consentitemi di evocarvi un aneddoto personale. Ricordo di una testimonianza legale circa un anno fa in una piccolissima cittadina americana in un processo di divorzio. La storia era alquanto strana. Il 7 agosto ultimo scorso ero da solo nel mio laboratorio quando uno dei miei amici mi chiama dagli Stati Uniti. E mi dice, qui c'è il processo del secolo che si sta celebrando in una piccolissima cittadina del Tennessee. Una donna ha eh, generato sette embrioni con l'accordo del marito per fecondazione in vitro. I sette embrioni sono congelati. Ora vogliono divorziare il marito vuole che rimangano in frigorifero finché muoiano dal freddo, la madre propone di salvare i bambini ehm, portandoli a termine due a due o uno a uno. Mio caro amico, eh, può venire... Mi dice Palmer, può venire a testimoniare che questi sono esseri umani? Se la sente? Ma dico certo. Ma cosa dice la madre? Mi ha risposto, la madre dice sono i miei bambini. E dice, se la giustizia mi rifiuta il diritto di allevarli, chiedo almeno che vengano dati a un'altra donna, perché preferisco che sia un'altra ad allevarli, piuttosto che di eh, saperli congelati per sempre. Allora ho detto, d'accordo, vengo, perché il processo è già andato in giudicato. È stato fatto 3.000 anni, sapete? 3.000. La vera madre è la madre che preferisce che il bambino sia dato a un'altra, ma almeno che viva. Questo è il giudizio di Salomone. Ed è sempre stato considerato come il metro della giustizia. Ma qui c'è una riflessione molto moderna che si può fare a questo proposito. È notevole. Di considerare che in latino, in la francese e in italiano si usi la stessa parola per definire la durata, che viene valutata e misurata con orologi, oppure il calore, che viene misurato con termometri. Si parla di tempo e di temperatura. E non è una, una, una mancanza, ecco, della lingua latina. Il tempo, che cos'è? È, è l'agitazione delle molecole, è il flusso del reale che scorre, che passa, che fluisce. La temperatura è la velocità con la quale queste molecole eh, fluiscono, passano. E quando si abbassa la temperatura e che queste molecole si fermano, ciò che fermiamo è il tempo. Quando si va a congelare un embrione, non è la vita che viene congelata, è nella bottiglia il tempo che viene fermato. D'altra parte, è tanto più vero, che se avessimo fermato la vita, questa non potrebbe riprendere, ricominciare, ma se abbiamo semplicemente fermato il tempo invece abbassando la temperatura, allora sì, che la vita può riprendere, non appena il calore è tornato e che il tempo è ritrovato. Quando sono a migliaia in una bottiglia refrigerata con azoto liquido, senza nessuna libertà in questa bottiglia dove il tempo stesso è fermo, i giovani esseri umani sono, per così dire, internati in un concentration can, come l'ho chiamato io in americano, cioè un recinto concentrazionario. Il giudice di Maryville aveva capito molto bene. Però in Francia le mie parole furono tradotte per così dire, campo di concentramento e non can. È un doppio errore. Can vuol dire bottiglia, scatola. Mentre concentration camp è un sistema per accelerare terribilmente la morte, come lo sappiamo. Mentre. La concentration can è invece un modo per rallentare terribilmente la vita. È vero che in ambedue i casi questo recinto concentrazionario è imposto ad innocenti. Questa donna che amava abbastanza i propri figli per proporre la loro sopravvivenza nel corpo, era un esempio dell'amore dei genitori. Ma anche l'amore filiale esiste. Viene chiamata pietà filiale. E la scienza di oggi ci insegna che questa pietà, che è il sesto dono dello spirito, è straordinariamente moderno. Sappiamo che il messaggio genetico viene sottolineato oppure sbarrato nelle cellule riproduttrici esattamente come uno studente intelligente sottolinea i passi che deve sapere subito mentre sbarra quelli che utilizzerà dopo o più avanti se mai gli servono. Ma la sorpresa poi, una sorpresa che risale a due anni fa poi, è stata questa. Nelle cellule riproduttrici l'uomo sottolinea certi passi, la donna sottolinea in altri brani passi. Alla fine dei conti l'uomo segna in anticipo, ciò che servirà a fabbricare le, le cosiddette membrane è la placenta. La donna, invece, sottolinea ciò che servirà a fabbricare i pezzi, i vari pezzi, per costruire il bambino. È talmente vero che se un uovo fecondato contiene un numero normale di cromosomi, ma tutti segnati mascolinamente o dal maschio, non, è un, non abbiamo a che fare con un essere umano. Sono, formano delle specie di vesciche, delle pseudosacche amniotiche, ma tantissime, un numero elevatissimo, li chiamiamo la mola idatiforme e può anche degenerare in un cancro, il cosiddetto corio epitelioma. Allo stesso modo, un uovo fecondato che contiene soltanto l'informazione sottolineata al modo femminile non è un essere umano. Fabbrica dei, dei, dei peli, dei denti, dell'osso, della pelle: il tutto in un completo disordine, sfuso, ma certo non mette in cantiere un essere umano. Queste cose erano ancora sconosciute due anni fa. Ci insegnano che nell'uovo fecondato l'uomo ha miniaturizzato, ha trasmesso come costruire il focolare, come ricercare il cibo, mentre la donna ha trasmesso altre cose, il modo di costruire l'essere umano. E per lo scienziato rimane una ammirazione infinita di ritrovare in questa minuscola sfera di un millimetro e mezzo di diametro, che è l'uovo fecondato, questa separazione dei compiti che ritroviamo poi nell'adulto. All'uomo tocca la costruzione del focolare, della casa, la ricerca del cibo, mentre alla donna tocca l'elaborazione del bambino. Ciò ha conseguenze veramente sconvolgenti e rassicuranti nel contempo. Ci vuole un uomo e una donna per generare uno spirito. La riproduzione monoparentale o unisex è impossibile nella nostra specie. Finite le pretese di procreare tra donne, tra virgolette, fecondando un ovulo con il nucleo prelevato da un'amica. Chiuso l'incubo gay di, di concepimento prettamente eh, mascolino, introducendo due spermatozoi in un ovulo precedentemente privato dal nucleo legittimo impiantato successivamente in qualche utero preso a prestito. Svalutata la speculazione del miliardario che sperava che immaginava un clone realizzato a sua immagine e somiglianza per trasmettere nel contempo il patrimonio genetico e i suoi interessi finanziari la prima cellula che non avesse un padre e una madre, non potrebbe vivere a lungo, l'essere non sarebbe nemmeno concepito. Allora, per il genetista, il comandamento divino onora tuo padre e tua madre, per vivere a lungo, per vivere a lungo, è veramente divino, perché anche la natura li obbedisce. E qui comincia il timore, il settimo dono dello Spirito. Non di abbandonare ogni speranza come davanti all'inferno dantesco, no, ma il timore. Il timore perché la nostra potenza aumenta ogni giorno, ma non la saggezza. Cominciamo, lo sapete, a leggere, a decifrare e a capire l'enorme messaggio genetico dell'uomo. Ciò che sta in un uovo fecondato, stampato lettera dopo lettera, rappresenterebbe sei volte l'enciclopedia universale. Nessun uomo potrà leggerlo per intero, però potremo inventare delle macchine che leggeranno i passi, i brani che ci interessano. Sappiamo già... Come si potrebbe produrre questo robot, questa macchina, che per noi farà la sintesi di tale o tale brano o passo che poi verrà sperimentato successivamente? Si potrà così eh, riparare un gene difettoso, sostituirlo con un buon gene, oppure raffazzonare un passaggio, un passo mal scritto. In particolare, in particolare io vorrei ringraziarla. In particolare io vorrei ringraziarla perché in tutto il suo intervento ha dato un insegnamento che ritengo veramente fondamentale per noi oggi. Eh, come fa uno a essere sicuro? Come fa uno a essere in qualche modo garantito di non esercitare una violenza contro l'altro, di rispettare la vita umana? Ecco, ciò che guida in questo non può essere una qualche norma etica sulla quale si è convenuto, ma può essere soltanto la passione per la verità della persona umana che è un mistero, ma è reale, un mistero nella sua origine e nel suo destino. È solo questo timoroso riconoscimento della grandezza della persona umana che può consentire alle nostre azioni scientifiche o non scientifiche di essere violenza verso l'altro. Questo e non una qualche norma etica e solo da questo può derivare un comportamento, una norma etica reale. Io di questo insegnamento la ringrazio moltissimo perché credo che oggi sia veramente preziosissimo per tutti noi. E vorrei, e vorrei nel passare, e prima di passare la parola al professor Remo Ruffini, salutare alcuni ospiti qua presenti che onorano e ci rendono tutto il meeting e ci rendono veramente gioiosi per la loro presenza. In particolare vorrei che assieme salutassimo e ringraziassimo di essere qua a sua eminenza il cardinale Simonis Primate di Olanda. Vorrei anche salutare, credo che sia giunto nel frattempo Monsignor Cox, e la grandissima visita di Monsignor Cecchini, vescovo di Fano. Grazie molte della sua presenza. Applausi. Professor Remo Ruffino. Ruffini è un personaggio internazionale, anzitutto per nascita perché è nato in Francia, ma è italianissimo, si è laureato in fisica. A Roma, ha poi lavorato in particolare proprio nella stessa università, nello stesso campus dove il nostro Albert ha operato, a Princeton negli Stati Uniti. E lì con il collega Wheeler eh, è giunto a identificare il primo buco nero in eh, Cineus X1. Recentemente il professor Ruffini, che presiede tra l'altro il comitato scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Recentemente si è occupato di cosmologia e ha elaborato un modello della distribuzione delle galassie, credo che ne vedremo anche qualche immagine, basata sui frattali. È fondatore, in collaborazione con la specola Vaticana, del Centro Internazionale per l'astrofisica relativistica, di cui è anche presidente. Professor Ruffini, a lei la parola e grazie molte di essere qua. Eminenza, non signori e eh, cari amici, cercherò di fare una carrellata su quanto è difficile in pochi minuti dire quanto Einstein sia stato importante per l'astrofisica, ma cercherò in ogni modo, con l'aiuto di qualche immagine, di darvi un'idea cercando di arrivare storicamente per poi arrivare, se possiamo, a dare anche due flash, due eh, menzioni di qualcosa che sta succedendo in questi giorni, nelle ricerche di questi ultimi giorni. La prima diapositiva. Questa è un'immagine a me molto cara, l'ho presa nella, eh, nella Biblioteca Vaticana, di come era il mondo. L'universo visto dai greci, la trovate l'Italia, il Mediterraneo, e al centro chiaramente di questo universo greco c'era l'Europa. Un, una cosa molto simile era da parte cinese: la parola Cina vuol dire centro dell'universo. All'intorno acqua, vento, e non c'era altro in questa visione se non forse un palcoscenico sul quale dietro c'erano trapuntati su uno schermo le stelle. Non c'era nessun ruolo fondamentale del resto dell'universo, tutto centrato sul mondo. Il progresso della conoscenza scientifica è andato molto lentamente, attraverso secoli. La prossima diapositiva vi ricorda la discussione. Tra la visione tolemaica e la visione copernicana: come per togliere l'attenzione dalla Terra e metterla sul Sole, cosa senz'altro non facile, ci vollero quasi venti secoli. Il cambio fondamentale nella nostra comprensione dell'universo venne dal lavoro di Galileo Galilei. Quando voi questa sera uscirete, e guardate il cielo se sarà sereno e vedrete la eh, via lattea pensate a quello che galileo qualche chilometro di qua quando era padova fece con l'invenzione del telescopio puntò il telescopio proprio verso la via lattea la prossima diapositiva e quello che scoprì in quel sidereus nuncius che scrisse subito in latino la prossima era che la via lattea che la Via Lattea che nel cielo non è polvere, ma è formato da un numero che lui disse Innumerarum Stellarum, un numero infinito di stelle, ciascuna simile al nostro Sole. Ecco, questo momento con Galileo è il primo momento in cui si comincia l'uomo, l'essere umano, prende coscienza delle enormità, delle dimensioni del nostro universo. Oggi, più che mai, i progressi della scienza stanno avvenendo su scala di tempo sempre più brevi, perché oltre al telescopio di Galileo abbiamo molti altri strumenti. La prossima diapositiva, alcuni li avete visti nel filmato precedente, esistono dei nuovi telescopi ottici, come questo Multi Mirror Telescope in Arizona. La prossima diapositiva vi fa vedere questa serie stupende di radiotelescopi, sempre in Arizona a Socorro, che scrutano non nella lunghezza del visibile, bensì nella lunghezza radio le zone più profonde dell'universo. La prossima diapositiva ancora è il razzo che ha portato in orbita il satellite COBE, su cui ritornerò forse verso la fine della mia, della mia conferenza, che ha scrutato... Le prime fasi dell'universo, la prossima diapositiva proprio fa vedere il satellite COBE che ci ha rivelato questa perfetta omogeneità delle fasi primordiali dell'universo. Tornerò su questo punto. La prossima ancora vi fa vedere la stanza di controllo del satellite EXOSAT, primo satellite europeo che ha sondato le strutture delle stelle di neutroni nella nostra galassia. Tutto questo però, tutto questo enorme sforzo di osservazione che sta avvenendo col contributo di fisici da tutto il pianeta, dal Giappone all'Australia, agli Stati Uniti, all'Europa e che non conosce un caso simile precedente, pensate solo che oggi sulla superficie terrestre vivono più scienziati di tutti quelli che sono venuti nella storia dell'Homo sapiens, il numero di scienziati oggi viventi e attivi è maggiore di tutto quello della nostra storia, è chiaro quindi che questi progressi si fanno su tempi scala che sono sempre più brevi. Non bisogna aspettare venti secoli, basta aspettare qualche settimana, bisogna sbrigarsi nel, nel, nel verificare nuove idee, ma il punto fondamentale è che questi strumenti non servirebbero assolutamente a nulla, servirebbero soltanto a creare dei cataloghi se, la prossima diapositiva, non ci fosse un'azione fondamentale, la prossima dopo questa, un'azione fondamentale di sintesi non ci fosse il contributo fondamentale dell'interpretazione di questi dati e del creare le teorie da verificare e confrontare questi dati per il progresso scientifico. Il contributo, tutto il resto può essere fatto dalle macchine. Può essere fatto dagli osservatori, ma l'elaborazione dei dati e il loro significato scientifico prende coscienza nel momento stesso che l'attività dell'intelletto dell'uomo centrale ha la, il suo ruolo. E questo. Questo processo di razionalizzazione non c'è esempio più chiaro, più bello nella storia, forse dell'intera umanità, ma senz'altro di questo secolo, di quello di Albert Einstein. Vorrei prendere l'opportunità per darvi tre istantanee che io considero molto importanti. Einstein non è mai andato nel dettaglio della singola spiegazione del singolo fenomeno ma ha influenzato enormemente la fisica e la scienza nel creare la struttura logica nel quale inserire lo sviluppo della fisica e dell'astrofisica e della scienza. Il primo lavoro di Albert Einstein è molto difficile da essere capito, è il lavoro sulla relatività speciale ed è stata sempre mia opinione che quel primo lavoro di Einstein è estremamente difficile. Perché è estremamente semplice. Non perché ci siano delle difficoltà tecniche nelle comprensioni, ma è talmente semplice, è troppo semplice perché un fisico con tutte le preconcetti eh, che ha in mente per capirlo direttamente è un lavoro di una semplicità e di una bellezza estrema. Bisogna avvicinarci sì, con una certa gradualità e in questo primo lavoro della relatività speciale, Einstein, come voi tutti avete almeno sentito parlare, dal concetto di spazio e dal concetto di tempo passò al concetto di spazio-tempo. Non voglio fare un corso di fisica in, in poco tempo, però vorrei soltanto dirvi alcuni dei paradossi che, che vennero fuori da quel lavoro. Einstein in quel lavoro presentò il paradosso dei gemelli, per esempio, il fatto che se, un, se ci sono due gemelli, uno fermo e uno che viaggia nella della, vicino alla velocità della luce, il tempo scorre in maniera totalmente differente per quello fermo e per quello che viaggia molto rapidamente. Per l'uno potrebbero passare cento anni, per l'altro diecimila anni. E quindi nel momento di ritorno non trovare più nessun gemello, voi tutti lo sapete questo paradosso. L'altro paradosso presentato da Einstein era il fatto che l'energia cinetica eh, si potesse trasformare in, ma in, ma in materia. Bene, tutto questo con un certo ritardo rispetto al su, alle sue idee è stato verificato oramai in maniera estremamente accurata dagli acceleratori di particelle elementari come a Frascati, al CERN, a Brookhaven e in tutto il mondo. Tutte queste previsioni sono state verificate e forse quella che tutti conoscete di più di quel primo lavoro è, è anche sulle magliette scritta E l'energia uguale M la massa, C al quadrato la velocità della luce. Ora, questa idea di Einstein che l'energia e la massa fossero la stessa entità praticamente, che massa ed energia si, fossero, si potessero trasformare, è stata secondo me la cosa più importante nella comprensione della vita, dell'evoluzione delle stelle. Dicevo all'inizio, la prossima diapositiva, che nella visione greca le stelle non avevano nessun ruolo erano semplicemente degli oggetti che erano lì nel firmamento ma non avevano nessun ruolo e quando guardiamo fuori invece sappiamo che l'energia del vento, l'energia della pioggia, l'energia che fa crescere le piante, l'energia che controlla tutto questo pianeta viene dal nostro sole, dalla stella a noi più vicina e soltanto 60 anni fa Nessuna idea era chiara prima del lavoro di Einstein, nessuna idea era chiara di come l'energia di una stella gener è generata. Questa E uguale MC quadro aprì la mente perché dei fisici che lavoravano in altri settori, nella fisica nucleare, e subnucleare, potessero mettersi a, a comprendere che una stella non è altro che un enorme reattore di fusione nucleare. La prossima diapositiva: in cui dei materiali leggeri, idrogeno, sono trasformati in materiali più pesanti, elio, carbonio, ferro. E tutto il materiale di cui noi siamo formati è stato creato in questa fusione. In questa enorme, stupenda, semplicissima macchina che è una stella, mediante la trasformazione in questa energia radiante che vedete dal sole, della massa dell'idrogeno che si trasforma nel materiale più pesante. Le stelle prima non si sapevano neanche che vivessero, non c'era neanche il problema della vita di una stella ed è stata una delle conquiste più belle degli ultimi anni non solo aver capito che le stelle sono, quelle, sono queste strutture che creano questo materiale pesante, ma che le stelle hanno una propria vita, hanno un inizio. Da strutture come queste, la prossima, vi fa vedere un, le Pleiadi, che sono molto blu, molto calde, molto giovani, e creano attraverso una vita di miliardi di anni tutti questi materiali pesanti. E anche le stelle, come qualunque altro essere al mondo, hanno una vita, un inizio ed una fine. E il, il processo di fine di una stella, la prossima, è differente a secondo la massa della stella. Ci sono alcune che finiscono molto sofficemente, come queste, questa nebulosa, la prossima, formando di nuovo una nebulosa come la precedente, formando all'interno, nel centro, vedete questo puntino estremamente luminoso, una stella come il nostro Sole finirà in questa forma, formando una, una, eh, eh, una struttura a bassissima densità e un oggetto centrale molto piccolo, dell'ordine di 5-10 mila chilometri, come la nostra, della dimensione della nostra Terra, una nana bianca. Ma se la stella è molto più grande del Sole, non finirà, il Sole non finirà immediatamente, finirà fra 5 o 6 miliardi di anni in una condizione di questo genere, fortunatamente. Ma eh, il, se la massa della stella è più grande, la morte è molto più spettacolare. La stella collassa gravitazionalmente, gravitazionalmente dopo una vita di... Eh, di miliardi di anni e collassa nel giro di un secondo, la prossima diapositiva. E in questo collasso gravitazionale vi è una emissione di materiale dalla stella e una contrazione in un oggetto ancora più piccolo, ancora più denso, una stella di neutroni. A questi, allo studio di questi oggetti densissimi, che sono alla fine dell'evoluzione stellare, di nuovo la fisica non era pronta. Il lavoro di Einstein, il primo lavoro di Einstein, aveva aperto l'idea verso l'evoluzione stellare, la produzione di energia. Ma alla fine di questa evoluzione stellare, la prossima diapositiva, di queste stelle molto massive, la prossima dopo questa, questa è ancora un remnant di una galassia, di una, di una stella in collasso, la prossima. Questa è di nuovo una di queste REM. La prossima? Alla, allo studio di questi campi, di, di queste distribuzioni di materia così, eh, così condensata da attendersi alla fine dell'evoluzione stellare, la fisica non era pronta perché c'erano dei campi gravitazionali, delle forze gravitazionali talmente intense che tutta la fisica conosciuta fino a loro, allora praticamente non era in grado di dare la descrizione di questi campi. E fu il secondo contributo dato da Einstein alla relatività generale. Una teoria molto differente, la relatività generale, dalla relatività speciale. Una teoria, lo vedrete se voi andate a vedere la mostra di Einstein, delle bellissime fotografie. Del, di Einstein stesso, ma anche di tutti i matematici che lavoravano all'idealizzazione all di questa teoria. La relatività generale è una teoria estremamente più matura, estremamente più complessa, estremamente più difficile della relatività speciale. E l'idea fondamentale di questa teoria è che lo spazio ed il tempo che fin dai tempi, di, fino dal, dai Greci, da Euclide, erano dati come concetti a priori. Invece, nella relatività generale, per la prima volta Einstein presentò un concetto assolutamente rivoluzionario che lo spazio e il tempo stesso sono influenzati dalla presenza di materia ed è proprio la presenza di materia che crea la distribuzione di spazi di tempo. E quindi nello studio di queste fasi finali dell'evoluzione stellare, quello che venne fuori dalla teoria di Einstein. Fu proprio la predizione che il campo gravitazionale potesse essere così forte da incurvare lo spazio intorno a questi oggetti, talmente che nulla, neanche la luce, poteva venire fuori da uno di questi oggetti. Quindi, e questi lavori sulla fase finale dell'evoluzione stellare sono cominciati nel 1967, i primi, a Princeton, e poi sono continuati e osservazioni vengono fatte oramai da satelliti, da molti satelliti. E la maniera che questi oggetti, la prossima diapositiva, sono stati visti e convalidati pienamente da parte della teoria, delle aspettazioni della teoria di Einstein è studiare sistemi formati da due stelle, una stella normale e uno di questi oggetti collassati, perché mi ricordo sempre con Johnny Wheeler il, pro, il momento che ci siamo diretti a studiare questi oggetti che erano talmente piccoli, dell'ordine di una decina di chilometri, densissimi, ma neanche la luce poteva venire fuori. e Johnny Wheeler mi disse, sorridendo, dice ma come riusciamo? A trovare un oggetto nero sul fondo nero del cielo è impossibile scovarlo. E in fondo la natura ci ha dato la via di soluzione: non trovare un oggetto nero sul fondo nero del cielo, ma trovare uno di questi oggetti in un sistema binario formato da una stella e da uno di questi oggetti che risucchia il materiale di questa stella. E quello che si sta osservando adesso con i satelliti, con Exosat e con altri, sono una decina di sistemi di questo genere che assorbono il materiale dalla stella e, e si vede questo materiale cadere in questo enorme campo gravitazionale e quindi seguire tutte le predizioni, molte delle predizioni della teoria di Einstein della relatività generale. Quindi questa prima parte volevo solo focalizzare su questo aspetto. Grazie al E uguale mc quadro e grazie alla teoria della relatività generale è stato possibile raggiungere praticamente negli ultimi 60 anni e negli ultimi 20 anni in particolare per lo studio della fase finale delle stelle come nasce una stella, come vive e come muore. Può muovere, soff morire sofficemente in una nana bianca può morire in una stella di neutroni estremamente attiva che manda impulsi estremamente regolari o può finire catastroficamente nell'interno di un buco nero dal quale nulla, neanche la luce, può scappare. E tutto questo, teorizzato sulla base delle equazioni di Einstein, è stato osservato e si sta osservando. E tutte queste discussioni, però, che ho fatto fino adesso... Si rivolgono alla struttura dell'universo all'interno della nostra galassia, cioè di stelle che vivono all'interno della nostra galassia. E uno dei problemi fondamentali della cosmologia moderna è capire quante stelle ci sono nell'universo, quante galassie ci sono nell'universo, qual è la struttura non soltanto della nostra galassia, ma dell'insieme di tutte le galassie. E questo ha portato allo studio la prossima diapositiva. Le prossime poche diapositive vi danno delle immagini di galassie. La prossima. Questa non la vedo proprio. La prossima. Questa la vedo un pochino. Questa è un'altra un galassia. E di qua non si riesce a, a distinguere bene. La prossima ancora. Ecco, questa. È la galassia a noi più vicina, Andromeda. Pensate, il numero di stelle in ognuna di queste strutture è dell'ordine di 100 miliardi di stelle simili al nostro Sole. E questa è la struttura, quella che Kant e Laplace introdurono degli universi-isola e l'insieme di galassie, l'universo-isola, la galassia più vicina alla nostra. E sopra e sotto trovate due galassiette. Questa galassia è molto simile alla nostra, la prossima. Questa è un'altra galassia, di nuovo, ma le galassie hanno molte forme differenti. Questa è di nuovo una galassia spirale simile alla nostra, la prossima. Questa è una galassia ellittica invece, estremamente tondeggiante e laggiù di lato trovate delle piccole galassie attorno a questa, la prossima. Questa è una galassia barrata, vedete una struttura differente da dalle altre, la prossima. Questa è una delle più belle, si chiama la Sombrero Galaxies, di nuovo eh, centinaia di miliardi di stelle e mi sono divertito a... Per darvi le dimensioni di questo oggetto, per darvi un po' un'idea, una sensazione, di fare un ingrandimento di quella piccola galassia che trovate lassù nell'angolo, non so se la vedete. C'è la galassia madre, formata da centinaia di miliardi di stelle, e poi c'è un piccolo agglomerato di stelle di una, una massa globulare, dell'ordine di 100.000 stelle. Ecco, la prossima diapositiva sarà un ingrandimento di quella. Ecco, questo è l'ingrandimento. Questo è formato di 100.000 stelle. Pensate che ognuna di queste stelle può essere simile al nostro Sole, può avere un sistema planetario attorno e questo vi dà un po' le dimensioni di questo universo in cui viviamo talmente differente da quel universo concepito dai Greci. E nel, Pensate al passaggio dal geocentrico al la prossima diapositiva. Ecco, una delle cose che vi volevo menzionare soltanto in passaggio, molto velocemente, è che pensavamo di aver capito fino a pochi anni fa, tre o quattro anni fa, praticamente tutta la fisica delle galassie. Pensavamo in fondo che le galassie non erano altro che dei sistemi tenuti in equilibrio fra, da, sotto l'effetto del campo gravitazionale e sotto l'effetto della rotazione. Rimaneva ancora un grosso problema, che rimane ancora tutt'oggi. Perché le galassie hanno queste braccia a spirali? Perché hanno forma ellittica? Perché altre sono sbarrate? Qual è la differenza fisica della loro morfologia? E anche perché il grosso problema? Perché tutte le galassie più o meno hanno una caratteristica dimensione di avere centinaia di miliardo di stelle, grosso modo. Questo problema. Non si riusciva a risolvere, ma c'è stato qualcosa negli ultimi tre o quattro anni, uno dei contributi fondamentali è venuto proprio da un, da, da un quasi riminese, da Cisi, che è qua romagnolo, che lavora in Olanda, si è studiata la, come queste galassie rotavano su loro stesse e dal moto di rotazione di queste galassie su loro stesse, dalla velocità di rotazione, la prossima diapositiva. La prossima, che fa vedere un po' un diagramma di questo. Ecco, questo fa vedere la mappa della velocità di rotazione delle galassie. Il blu vuol dire che la galassia si muove le, 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 verso di noi in questa maniera, la luce appare più blu quando viene un effetto Doppler verso di noi e più rossa quando va via da noi. Dalla, da queste non posso entrare nelle tecnicalità, ma il punto chiave è questo, dal modo come le galassie ruotano su loro stesse, è possibile capire quanta massa c'è all'interno della galassia, perché in fondo la galassia non è altro che un rotatore tenuto in equilibrio fra la forza centrifuga e la forza gravitazionale. Allora da quanto velocemente ruotano, si può capire quanta massa c'è all'interno. E Una delle più grandi sorprese degli ultimi tre o quattro anni è stato che quando si conta la, la massa sotto forma di stelle e si misura questa massa totale della galassia, la massa che si misura invece dalle curve di rotazione è dieci volte più grande. E quindi c'è nell'intorno di noi, questa è una, ma non vado nei dettagli, una delle nuove dimensioni dell'astrofisica. C'è la evidenza che il materiale stellare formato di neutroni, protoni, elettroni sia soltanto il 10% della materia dell'universo e il 90% di materia dell'universo è completamente differente. E una delle sfide maggiori della fisica teorica di questi giorni e dell'astrofisica teorica è cercare di capire qual è quest'altra consistenza di materia. L'uomo, in altre parole, si era messo al centro dell'universo nella Terra, poi il Sole al centro dell'universo, poi la galassia, poi si pensava ancora, fino ad alcuni anni fa, che la materia che noi controlliamo sia tutta la materia dell'universo. Adesso c'è evidenza che questo è solamente il 10%. C'è una nuova frontiera. La frontiera di capire cos'è questa massa che non comunica con noi elettromagneticamente e che si chiama massa oscura. Ma come si distribuiscono le galassie nello spazio? La prossima diapositiva vi dà un po' un'idea. Le, 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 le foto precedenti erano foto di singole galassie, invece queste vi fanno vedere una galassia relativamente all'altra, la maggior parte dello spazio è vuoto e queste galassie sono così distribuite. Le prossime due diapositive credo che vi diano ancora delle immagini appunto di ammassi di galassie. La prossima ancora, in negativo, ognuno di questi punti che voi vedete in nero eh, rappresenta una galassia. E di nuovo la, il lavoro fondamentale sulla distribuzione di galassie nell'universo è venuto, la prossima diapositiva. La terza e ultimo contributo che voglio soltanto menzionare molto velocemente da Albert Einstein. Einstein aveva notato che nella descrizione della natura l'uomo aveva sempre il peccato di provincialesimo, si era sempre messo al centro dell'universo e allora lui sulla base delle sue equazioni della relatività generale aveva immaginato un universo estremamente democratico aveva pensato che ogni punto dell'universo doveva essere equivalente a ogni altro punto dell'universo. E dalle sue equazioni, lui cercava talmente questa soluzione democratica di un universo omogeneo, isotropo, come si diceva, eh, Cercavo una soluzione in questa equazione e la soluzione analitica di questa equazione fu trovata da un astrofisico russo, da Aleksandr Aleksandrovich Friedman. E forse la cosa più importante della conoscenza dell'uomo viene proprio da questa soluzione. Il messaggio è molto semplice: se noi prendiamo non una galassia che è in equilibrio, ma l'insieme di tutte le galassie, l'insieme di tutte le galassie non è in equilibrio ma l'universo nel suo insieme espande e l'universo quindi ha avuto un inizio da una fase estremamente condensata e compatta e non solo l'universo ma il tempo e lo spazio e la materia hanno avuto un proprio, una propria origine. Questo è venuto fuori dalle equazioni di Einstein ed è una, ero mai verificato, il satellite Kobe, che, eh, eh, che ho fatto vedere la fotografia all'inizio, è quello che ha scrutato le fasi primordiali dell'universo, perché non so quanti di voi si rendono conto, ma quando noi guardiamo una galassia, la galassia una stella, non la vediamo come adesso, ma la vediamo come era quando il segnale di luce è arrivato a noi. Quindi quando noi guardiamo una galassia vicina, la più vicina, non la vediamo come è adesso nel telescopio, ma la vediamo come era centinaia di milioni di anni fa. E così via. E quindi, siccome l'universo ha avuto un inizio, pur di guardare abbastanza distante nell'universo, si va abbastanza indietro nel tempo e si vede l'esplosione iniziale. Non so quanti di voi sono coscienti di questo fatto, che si è vista, si osserva la parte del Big Bang iniziale. E questa teoria, mi fa piacere dirlo in questa occasione, l'idea chiave di, questa, di questo Big Bang, di questa, la teoria di questo Big Bang, venne anche fatta da un accademico pontificio, da George Gamow. E Pio XII eh, Fece una, eh, una presentazione molto bella su queste fasi primordiali dell'universo. George Gamov è stato una luce eh, fantastica della moderna cosmologia. Se Einstein diede le equazioni del, dell'universo, chi diede la fisica, l'implementazione della fisica del processo di formazione delle galassie, quell'uomo era un accademico pontificio, era George Gamov. Vorrei adesso toccare sull'ultimo aspetto che è il più nuovo, è il più nuovo, è quello che, su cui stiamo lavorando, è quello che mi ha tenuto impegnato fino a ieri. Ieri discutevo questi argomenti con una persona, credo a voi, molto cara con un astrofisico cinese, Fang Li Zi, che era con me ieri. Scusate. Eh, eh, volevo eh, tornare su questo punto. Stiamo studiando una struttura, una struttura la struttura dell'universo non a grandissima scala, ma una struttura nuova, centinaia di milioni di anni luce. Noi fino a qualche anno fa, un anno fa o due anni fa, pensavamo che quando, le quando uno passa da una galassia, due galassie, dieci galassie, dopodiché le non trova più nessuna struttura, trova soltanto galassie distribuite a caso che si espandono. E invece quello che è venuto fuori è una cosa incredibile, la prossima diapositiva. È che quando si passa all'analisi non di una, di due, prossima diapositiva, ma di centinaia, di migliaia di galassie, queste galassie non si distribuiscono a caso, ma hanno esse stesse una struttura. Ora, in queste diapositive che voi vedete, che sono state fatte all'Università delle Hawaii, vedete come è la parte conosciuta del nostro universo. Tutte le galassie del nostro universo sono puntini. Come si distribuiscono nello spazio? Vedete c'è un cono, quella parte lì noi non possiamo vederla dentro il cono perché vediamo le stelle nella nostra galassia, ma se guardiamo fuori dal cono vediamo tutto il resto di tutte le altre galassie. Questa è la più grande parte dell'universo conosciuta, centinaia di milioni di anni luce. E vedete la prossima diapositiva? Che questa distribuzione non è a caso, è un po' una distribuzione, una specie di spugna. E, eravamo molto interessati a capire questa struttura. I pieni e i vuoti, non, vi ripeto, non è una galassia, sono centinaia di migliaia di galassie. Come si distribuiscono nello spazio? Ed è chiaro che seguono delle leggi molto, molto, molto precise. E la cosa più incredibile che è venuta fuori la prossima è che queste distribuzioni sono ricorrenti in natura, si chiamano oggi dei frattali e sono esattamente le stesse leggi che seguono i neuroni nel cervello o i terminali dei polmoni, delle fibrille nei polmoni o se volete... Questa bellissima distribuzione di questo fisarum polycephalum, di questa struttura frattale su questa foglia, esiste cioè anche nella distribuzione fra i pieni e i vuoti, incredibilmente dove meno ci se l'aspettava, una proporzione ed una legge nella natura che è veramente fantastica. Questa è questa galoppata che vi ho voluto presentare, veloce, schematica. Queste sono le ultime strutture che abbiamo, su cui stiamo lavorando. La prossima diapositiva. E prima di chiudere vorrei ritornare, vorrei ritornare per un momento al nostro pianeta Terra. Dopo questa galoppata... Dove abbiamo visto centinaia di miliardi di stelle nella nostra galassia, ciascuna del quale potrebbe avere un sistema planetario. Dopo aver visto le decine di migliaia di galassie, ciascuna di cento miliardi di stelle, il nostro pensiero ritorna sulla Terra. Ah, dimenticavo un punto: che questo universo frattale ha proprio la caratteristica richiesta da Einstein, che ogni punto pensa di essere al centro dell'universo pensa di essere la proprietà di essere al centro dell'universo la nostra terra appare più che mai piccola periferica dopo la visita delle sonde spaziali a venere degli ultimi giorni dove si è visto questo ostico ostico paesaggio dopo aver visto la solitudine di Marte, dalle sonde precedenti, dopo aver visto il silenzio della Luna, ancora di più il pianeta Terra ci appare piccolo ed estremamente delicato. E l'appello che io vi faccio è che voi... Stiate attenti a questo pianeta Terra, alla sua delicatezza, ve ne rendiate conto, della delicatezza di questo pianeta, ma vi rendiate conto non solo della perifericità e della delicatezza, ma vi rendiate conto soprattutto della sua grandezza. Perché è il luogo dove c'è coscienza dell'universo dove o si osserva e si fa scienza, dove l'universo prende coscienza di se stesso nella osservazione e questo rende questo pianeta estremamente delicato, ma estremamente grandioso. molte grazie professor Ruffini la sua la sua osservazione finale la sua osservazione finale mi ha come Reso esplicito quel fascino che io, come credo tutti i presenti, sentiamo man mano crescente col procedere della sua esposizione. L'ha reso come esplicito perché in realtà uno si sente più che atterrito dalla propria piccolezza e fragilità, si sente come dire, sostenuto, quasi costretto a riconoscersi grande per l'ordine nel quale si ritrova e dal quale sente di essere fatto e sostenuto. Credo che questo sia un messaggio grandissimo perché forse è la cosa più grande che possiamo dire di noi stessi, che non siamo nulla ma siamo voluti da un disegno che è talmente reale da poterlo riconoscere nella struttura di una foglia e nella quasi indicibile grandezza di un universo. Grazie molto. Io volevo, per rendere alla fine così omaggio al nostro vecchio Albert che ci ha aiutato a vivere un incontro di tale fascino e bellezza, rendergli ancora omaggio leggendo brevemente poche righe di un altro dei suoi pensieri scritti e che sono riportati nella mostra che credo quasi tutti noi abbiamo già visto con gusto. Diceva Einstein, l'esperienza più bella che ci è dato avere è il mistero della vita, il sentimento profondo che troviamo alla radice della vera arte e della vera scienza. Ignorarlo Perdere il senso dello stupore e della meraviglia significa quasi morire, cessare di vedere. È il senso del mistero, il senso del mistero che ha generato la religione. Sapere che esiste qualcosa che ci è impenetrabile. Conoscere la, le manifestazioni dell'intelligenza più profonda e della bellezza più sublime. Questo forma il contenuto della religiosità. In questo senso... E solo in questo senso io sono un uomo profondamente religioso. Scriveva queste cose nel 1931 e se posso azzardare un mio modestissimo commento gli direi vecchio albero così va bene, perché la religiosità non deve essere qualcosa che chiude, la religiosità è qualcosa che apre, deve aprire ad una possibilità. Il resto è la grazia di un incontro che per fortuna anche quest'anno il meeting ci rende di nuovo così familiare e possibile. Grazie ancora a tutti.